la semana pasada. You are going to understand why when I finish my presentation. Entenderéis el porqué al final de la presentación. Ok? Ha cambiato il posto di lavoro. Spiega alla fine perché. Okay. The spinal cord, we've been speaking here about the spinal cord, transmits sensory information to the brain and motor information to effector structures. The information travels through the neurons as electrical pulses. Thus, neurons behave like electrical wires, cables, and they connect different regions of the nervous system and our body. I neuroni sono come dei fili elettrici che dal cervello, scendendo di uno spinale, sono quelli che poi danno il controllo. So we can say that the nervous system behaves as a complex electrical circuit whose integrity is required in order to function, and we don't have to forget this. And I'm very glad that Professor Gorio spoke just before me, because most of the problem with the stem cells comes also from this. Okay. The connection is important. Okay. Anche la sua presentazione è legato a come ci ha presentato il professor Gorio, che anche le cellule staminali sono collegate a queste vie neuronali. So when neurons have the cables, the wires that connect our structures of the brain and transmit electrical pulses. When neurons are damaged, the electrical current is interrupted, and even if we try to switch on we cannot switch on the bulb because the cable is interrupted. Quando è interrotta la comunicazione non si riesce più a ristabilire, in questo caso non c'è più passaggio neuronale o elettrico e la pallina non si riesce. Neurons are these cables that are connected one to the other. So spinal cord injuries cause an interruption of the neural circuits. Although the electrical circuit is interrupted, its neurons remain alive. Thus, the circuit may be repaired if neurons regenerate their actions and reconnect. Quindi cercare di fare in modo che i neuroni rimanenti, che sono ancora vivi, si possano ricollegarsi con gli altri. But it's not just one neuron, there are many thousand million neurons that need to be connected appropriately in order to make the nervous system function. La cosa fondamentale è che quando si ricostruiscono che facciano quelle sinapsi, quei contatti nel modo giusto, non nel modo sbagliato. The problem in the spinal cord is that in the central nervous system, the wires, the axons, cannot regenerate due to the presence of an inhibitory environment surrounding either axon. So the neurons are interrupted here, they cannot grow and they cannot reconnect because this inhibitory environment. Quando c'è una lesione, il grosso problema è che si formano delle sostanze che inibiscono la rigenerazione, la batteria e altri che ho sentito prima, il macrofagi, eccetera. Quindi queste sostanze che bisogna toglierle perché altrimenti, trattando anche le cellule staminali, abbiamo scritto prima, muoiono. Creare quindi l'ambiente giusto affinché ci sia una rigenerazione. So, the spinal cord injuries cause a permanent and irreversible loss of function in patients due to the absence of axonal regeneration in the CNS. E quindi bisogna intervenire con una metodologia appropriata. Okay.